L'ingegner Catania è stato così cortese da ricordarmi che io sono un reperto archeologico del mondo dell'informatica, facendo questo mestiere da epoca immemorabile, più o meno da quanto lo sta facendo lui. Io ho conosciuto Paolo Barberis 15 anni fa, quando lui stava montando la sua startup, io ero già vecchio 15 anni fa, e gli feci incontrare il capo mondiale della Intel Corporation. C'erano due giovani di talento in quel periodo, uno era lui e l'altro era Renato Soru. Paolo Barberis, ti prego Paolo, avendo imparato come si fa una startup e casualmente avendo anche fatto i soldi con la sua startup, ha montato un incubatore di startup. Ma gli portiamo accanto un partner, più che un partner, perché quello che si andrà a generare sono sicuro che non sarà un contraddittorio, spero che non sia un contraddittorio, perché accanto a lui ci sarà sì, Marco Bellandi che io ho incontrato in un'altra occasione, facevamo un convegno, a proposito di convegnistica, Elio, però lì lo facevamo per una no profit che si pone come obiettivo di dare una mano ai giovani a inserirsi in modo un po' più efficace nel mondo del lavoro. Allora, la grande materia di discussione è, darei per scontato che le idee ci sono, che il sistema di formazione in qualche modo sta macinando, ma le start-up poi come le facciamo viaggiare? Cosa c'è? Cosa mancherebbe? Cosa ci vorrebbe di più? Chi comincia? Sì, io? Comincia. Grazie Maurizio. Mi è capitato appunto negli ultimi due anni, ho fondato Dada nel 94-95, quindi diciamo all'inizio della rete, sono uscito nel 2011 e mi sono chiesto cosa sarebbe stato appunto dopo questa mia prima attività che ha diciamo, occupato un pezzo molto grande della mia vita, la prima parte della mia vita. Ho incominciato a ragionare su cosa potevo fare dopo, sono arrivato alla conclusione che avrei fatto impresa, perché comunque è quello per cui sono tagliato. Io ho fatto architettura, però in realtà poi mi sono subito votato all'impresa in maniera, diciamo, con una progettazione da architetto, però tutto sommato sempre imprenditore. E quindi ho pensato appunto di lavorare sul tema della ripartenza, e le idee appunto erano molte, perché a questo punto le idee sono abbastanza disponibili. Nelle variazioni delle idee stanno un po' le cose che possiamo innovare, però di fatto fare solo una cosa in questo momento mi risultava un po' complesso, insomma, sceglierla immediatamente. Ho iniziato quindi a lavorare su questa logica, questa dinamica, per arrivare appunto alla conclusione che uno spazio di accelerazione sarebbe stato quello che volevo fare. Uno spazio in cui accelerare sia quelle che noi chiamiamo imprese builded, cioè sono quelle costruite da noi stessi, noi stessi diciamo il gruppo fondatore di Nana Bianca, e quelle invece accelerate che sono quelle che noi affianchiamo con una dinamica appunto di aiuto e di affiancamento agli imprenditori che vogliono, come dire, andare a costruire la propria idea e farla diventare qualcosa di più, qualcosa di più maturo, societarizzarla e poi portarla alla crescita. Nello stesso periodo, e qui viene la cosa un po' diversa da quella che potevo immaginare, no? Perché io comunque avevo un'idea ad esempio della parte diciamo ministeriale, noi con la mia prima impresa non avevo mai avuto troppo a che fare con la parte, nemmeno ora devo dire la verità, però insomma con la parte pubblica, no? E ho avuto a che fare col ministero appunto perché sono stato chiamato a far parte di una task force che doveva in qualche modo elaborare qualche rapporto con cui ragionare intorno al mondo delle start-up. E lì ho scoperto che insomma, voglio dire, l'atmosfera ministeriale in realtà era molto proattiva, no? E siamo riusciti a portare a termine un rapporto che ragionava intorno al far diventare l'Italia un paese ospitale per le start-up, perché la realtà, e io l'ho provato sicuramente nel 95, è che l'Italia non è di fatto un paese ospitale per le start-up, perché è abbastanza complicato per un giovane incominciare a fare impresa. Anzi, spesso e volentieri, l'idea di mettersi in proprio, insomma comunque di fare una propria impresa, spaventa molto, perché comunque la burocrazia è alta, la tassazione è molto elevata, il costo nella creazione dei team è molto elevato, perché come sappiamo ci sono dei costi, diciamo, delle dinamiche di creazione dei team, e comunque il detto costo del lavoro, cuneo fiscale, è molto elevato. Abbiamo quindi lavorato su quattro fasi di come avremmo potuto lavorare, cioè ragionare su cosa serve alle start-up, qui vediamo un po' la domanda di Maurizio, cioè il lancio, la crescita, la maturità e la consapevolezza.
Su ciascuna di queste abbiamo, come dire, delineato delle misure che sono state poi tradotte, insomma, prese in gran parte dal Ministero per il decreto, appunto, che poi è diventato legge alla fine dello scorso anno, e che appunto sta accompagnando un po' la vita delle nuove start-up, cioè le piccole imprese innovative che hanno meno di 48 mesi, ovvero meno di 60 mesi se sono state create da meno di 2 anni. Cosa serve alle start-up? Ecco, molte cose sono state introdotte, ma sicuramente la vita delle nostre start-up non è cambiata profondamente, perché comunque vediamo che le difficoltà sono sempre le medesime, sono state solo alleggerite alcuni aspetti, ma forse non abbiamo fatto abbastanza. Il tema è capire come possiamo fare di più. Io ho buttato giù, diciamo, qualche commento perché su quali sono le cose che in qualche modo possiamo fare ulteriormente. Ad esempio, nella Paolo, fase le bilancio, vuoi le slide? Sì, io avevo delle slide di supporto, però sono più delle slide, diciamo, da una parte di scenario e da una parte del fare startup. Il sì, non so se le vogliamo. Sono due registri diversi, da una parte ci sono i temi dello scenario e del fare startup e dall'altra ci sono i temi del disegno startup. Non so poi cosa vogliamo affrontare, come dire, prima, no? Però secondo me c'è un tema fondamentale, nella creazione del team la difficoltà è quella di come dire, lavorare con le persone, con una dinamica che comunque è quella dei normali contratti di lavoro, cioè se tu vuoi creare un team di 4-5 persone hai da subito un costo del lavoro molto elevato, quindi bisogna cercare di dare flessibilità. È stata in parte data questa flessibilità, ai tempi c'era il ministro Fornero, qualcosa è stato fatto, ma sicuramente lì può essere fatto molto di più. Quindi allargare la flessibilità del lavoro pensando che l'introduzione in queste società non è l'introduzione nel normale mondo del lavoro di società mature, ma l'introduzione in società molto giovani e che sono molto fragili, molto deboli anche a livello economico. Nella fase di maturità sicuramente dobbiamo cercare di incentivare l'investimento nelle start-up, perché uno dei problemi chiaramente sono quelli di trovare, cioè fare fundraising, quindi fare fundraising, fare in modo che i privati possano far entrare capitale appunto all'interno delle start-up, quindi capitale di rischio come è solito, piccoli seed round che poi diventano magari round A, e comunque con grandi alleggerimenti fiscali. Qualcosa è stato fatto, sapete che se per i privati con le investi in startup c'è una detrazione del 19%, per le aziende c'è una detrazione del 20%, sicuramente in questo si può fare di più. Si può fare molto anche per la fase della maturità. Cioè, uno dei problemi delle startup, quando nella loro, diciamo, nella parabola della loro vita, è che nella fase di maturità possono avere vari tipi di, come dire, di esiti, no? Tra cui la continuità ovviamente aziendale, che è quella di continuare a creare valore, diciamo, annualmente, dare dividendi, e questo è sicuramente auspicabile e porterà, e crediamo, speriamo che voglia portare alla creazione di una piccola media impresa digitale, no? Del futuro, che va un po', come dire, a innestarsi nel tessuto attuale e rinforza il tessuto delle piccole e medie imprese italiane. Oppure c'è la fase di exit. Ora l'exit in Italia non è molto facilitata evidentemente, perché comunque non ci sono neanche tantissimi acquirenti, grandi aziende. Se noi vediamo i rapporti, gli ultimi rapporti ad esempio di New York come area di startup molto vivace negli ultimi anni, in particolare nell'ultimo anno, gli acquirenti sono sempre i soliti, sono le grandi compagnie americane, da Google, Apple, Amazon, Microsoft, comunque hanno capitali per poter acquisire diciamo i team o comunque le imprese che sono cresciute rapidamente, quindi riescono a creare tessuto e ricaduta sul territorio. Poi considerate che chi fa una exit tipicamente poi ricostruisce altre start-up e comunque è un terreno che si fertilizza molto bene. Quarta cosa è sicuramente la consapevolezza, cioè il fatto che esiste di fatto una normativa che facilita molto la crescita delle nuove piccole società innovative, ma non è molto conosciuta, perché comunque il governo, dopo averla fatta, non è riuscito comunque a dare trazione a livello informativo, se non, diciamo, in ambiti probabilmente più specialistici. E, secondo te, scientemente o per ignavia? No, semplicemente perché a parte c'è stato poi il cambio, ma di fatto non è facile poi, come dire, dare conseguenza alle cose. A gennaio sappiamo che dovrebbe partire una campagna informativa in cui i giovani vengono informati, i giovani anche meno giovani, cioè chiunque si trovi nella fase della vita in cui decidere se mandare un curriculum o mettersi in proprio, ecco, non c'è abbastanza informazione per capire che ora c'è un'infrastruttura di legge che può aiutarci a fare questo.
E quindi questo è un altro punto fondamentale, cioè un'altra cosa da migliorare, oltre a quelle che ho già detto, è sicuramente il tema della consapevolezza, cioè pubblicizzare maggiormente il lavoro che è stato fatto, perché considerate che è proprio una legge, voglio dire, in vigore, che è abbastanza rara, cioè credo a livello mondiale comunque è una delle più avanzate. Quindi ecco, è una cosa che possiamo sfruttare, pubblicizzare e portare avanti. Fermiamoci un attimo, facciamo dire al professor Bellandi cosa ha messo su Firenze a supporto delle start-up e poi ho due domandine velenosette per entrambi. Professor Bellandi. Bene, grazie, buonasera. Sì, io vengo dall'Università di Firenze e mi occupo da qualche anno, e me ne occuperò ancora per qualche anno, di organizzare il supporto dell'università a funzioni di, diciamo così, trasferimento delle conoscenze che nascono dall'università a fini di innovazione nei sistemi produttivi nei nostri territori. E le conoscenze si sviluppano sia nelle teste dei nostri studenti, conoscenze idee, che studenti che poi escono dall'università, e si sviluppano nei gruppi di ricerca dell'università. Tra l'altro, visto che siamo qui ospiti di Trio, voglio anche ricordare che diversi nostri gruppi di ricerca hanno contribuito alla costruzione e al successo di Trio, e questo mi piace ricordarlo, visto che siamo qui. E allora, che cosa, per rispondere alla domanda, da 2 anni e mezzo, per quanto riguarda proprio il tema delle start-up, abbiamo avviato qualche cosa che non è per niente originale, però ci mancava. Un incubatore universitario, oh, universitario. Quanti sono in Italia? Tanti. Dov'è la linea di demarcazione fra tanti e troppi? Diciamo anche troppi, però questo direi che è un discorso che ci svia un pochino, no? E comunque anche a Firenze non ce n'è pochi, Comunque il nostro è l'unico incubatore universitario che ha come finalità quella di agevolare, tirare fuori le idee che hanno un potenziale di impresa commerciale e attirare chi è il portatore di questa idea in una rete di servizi che aiuta a sviluppare l'idea, a trasformarla in un progetto, a trasformarla in un business plan, a verificare se questo ha un suo realismo di mercato e poi eventualmente aiutare alla costituzione dell'impresa. Questo lo facciamo da 2 anni e mezzo, in 2 anni e mezzo abbiamo avuto una 60 di progetti e da questi 60 progetti sono nate per ora 20 imprese. E 60 progetti vuol dire più di 350 persone che sono passati dalla formazione e la consulenza organizzata dall'incubatore universitario, e di questi 350 più dell'80% sono giovani, dottorandi, assegnisti di ricerca e così via. Queste 20 imprese sono giovanissime, quindi non posso ora raccontare né storie di successo né storie di insuccesso. No, però può provare a rispondere a una domanda molto puntuale. A suo avviso, a queste 20 imprese, cosa potrebbe mancare per andare più veloci, per viaggiare meglio? Allora, cioè l'incubatore gli dà tutto quello che serve a una startup? Allora, l'incubatore universitario serve per verificare l'idea e poi aiutare nei primi passi. Poi, aiutati i primi passi, le imprese devono uscire dall'incubatore universitario e trovare una loro collocazione, magari anche da Nana o da altre parti. E allora, in questo spazio temporale, il lavoro è un lavoro, come è stato già ricordato dall'architetto Barberis, un po' di sistema, tante componenti, cioè non è una sola cosa che manca, sono tante e sono poche, dipende da chi porta l'idea. C'è l'imprenditore naturale, come potrebbe essere l'architetto Barberis, o come abbiamo avuto anche fra i miei colleghi, no? Prima che si parlasse di start-up e di spin-off, c'era chi metteva sulle imprese, qualcuno ha avuto un grandissimo successo, per esempio un'impresa si chiama Elen, che fa
laser per tutto il mondo, che sta a Calenzano, è stata fondata da un professore di ingegneria prima che si parlasse di spin-off. No? Quindi sono imprenditori naturali, hanno successo qualunque sia il supporto e qualunque sia la difficoltà. E la difficoltà in Italia ce ne sono tante. Il decreto a cui si riferiva l'architetto dovrebbe servire a abbattere alcune di queste difficoltà. Purtroppo lo stesso decreto è vittima di quelle difficoltà, perché ancora i decreti attuativi, mi pare, non sono stati messi in opera. Quindi sì, e poi bisogna essere ingegneri nucleari per capire come fare. Sì, no, quello è la complessità delle cose semplici, mentre i nostri scienziati sono abituati alla semplicità delle cose complesse, no? E comunque un elemento, effettivamente, dovendo, al di là della complessità normativa, alle tante storture di sistema che abbiamo in Italia, dovessi sottolinearlo, è questo, che ci vuole da una parte una fortissima motivazione interna per fare impresa, anche a partire dall'università, dove c'è tanta gente molto motivata, ma è motivata verso fare ricerca, verso fare pubblicazioni e così via. E dall'altro, appunto, riuscire a trovare un mix di persone giuste. Si può partire da 2, da 3, da 4, ma bisogna partire da un piccolo team di persone giuste che si conoscono bene e che riescono a essere abbastanza complementari. Se non c'è questo, non si va da nessuna parte. Paolo. Sì, è il tema, allora, della cultura imprenditoriale, no? Perché comunque i ragazzi, cioè dopo l'università, insomma, voglio dire, ti poni veramente la domanda, no? Quindi, voglio dire, il fatto di fare team e di cominciare a pensare di fare la propria impresa è un tema chiaramente culturale, no? Nel senso che uno può decidere di andare, di stare un periodo di tempo ad aspettare, di cercare di trovare un lavoro, oppure può decidere di partire immediatamente. E lì c'è il tema del funding, perché comunque i costi sono elevati, no? In assoluto. Per far andare la macchina ci vuole la benzina. Quindi esattamente, o è un team autosufficiente per cui riesci, diciamo, a non pagarti e quindi iniziare a prototipare il prodotto e arrivare a un livello tale di, come dire, cominciare a poterti presentare, cominciare magari a tirare su anche i primi fatturati, no? Oppure non è affatto facile fare ricerca di prodotto senza soldi, in un mondo in cui i privati in Italia hanno sempre messo i soldi probabilmente nell'acquisto di immobili, pensando che un bel giorno avrebbero potuto venderli facilmente, tranne che magari, non so, ad esempio quest'anno si saranno resi conto che la liquidità degli immobili, anche vendere gli immobili, che non si riescono a vendere nemmeno più gli immobili, appunto. E quindi, secondo me, la chiamata deve essere a non investire più solo nel mattone, cioè voglio dire, questa cosa. E di cui, non so, se allarghiamo un po' le maglie, pensiamo che investire in startup vuol dire anche avere delle detrazioni fiscali, evidentemente non solo nel ristrutturare le nostre case, perché per le case ormai sono attivi da anni, no? Cioè, se vogliamo, sugli immobili siamo tutti molto più coperti, no? Sulle startup no, di certo. E guardate che l'unico modo è veramente che i privati incomincino a investire, perché non possiamo pensare che i governi abbiano una copertura evidentemente per le nostre nuove imprese, perché non hanno copertura praticamente per nulla, no? Quindi non... Paolo, due domande molto dirette e molto puntuali. La prima per te e la seconda per il professore. Tu non credi che invece della detrazione fiscale sull'investimento sarebbe stato molto più utile la possibilità di detrarre la perdita sull'investimento? Cioè, noi sappiamo bene che il modello americano dice: investo in 10 startup, una mi fa ricco, 3 sopravvivono, 6 falliscono. Sì, non esistono. Allora, il modello americano non è, secondo me, il modello di riferimento per il nostro tessuto. Noi sicuramente non affianchiamo imprenditori che vogliono fare Facebook, evidentemente, no? Cioè, l'imprenditore che vuole fare Facebook probabilmente è l'imprenditore naturale che probabilmente non si rivolge neanche a noi, o, come dire, inizia da altre parti, ma ti può capitare, ci mancherebbe, ma non è per quello che lo fai perché c'è una cultura del fare impresa, come diceva Leo Catania prima, anche in riferimento al fatto che è cambiato il modo di fare impresa, nel senso che ora è tutto molto, diciamo, chiamiamo il termine tecnico e agile. Comunque il fatto che le startup siano lean, cioè siano snelle rispetto all'impresa tradizionale, che non è affatto snella, quindi non è tanto il modo in cui
cioè non è tanto il prodotto che è innovativo, è il modo in cui fai impresa che è innovativo, che è cambiato. Quindi ora tu puoi veramente fare impresa in una maniera molto differente dal precedente, quindi il ricambio, cioè la PMI digitale nuova può aiutare la PMI tradizionale, fra virgolette, che non è meno innovativa, ma sicuramente è strutturata in maniera meno innovativa, nel senso che è nata quando c'erano dei processi aziendali molto differenti da quelli attuali. Adesso riesce a partire veramente con pochissimo. Cloud è una parola molto bella che spesso e volentieri si sta usando a livello di marketing, ma di fatto ormai quasi tutte le attività riesce a esternalizzarle, cioè anche gli website ormai non hanno più dentro le funzioni, cioè cose tecniche. Io faccio un website, un tempo avevo la mia dashboard con cui guardare i numeri delle mie pagine all'interno del mio prodotto, del mio sito. Adesso è tutto esternalizzato, cioè esistono dei servizi per cui tu vai a misurare il tuo prodotto usando delle cose esterne, tu fai customer support usando delle cose esterne, tu dentro le pagine web metti dei piccoli, diciamo, codici, no? Che ti permettono poi di andare a usare dei servizi, cioè nel senso web 2.0, che era un po' la quantizzazione, come dire, la parcellizzazione dei servizi in rete, è avvenuto. Certo, non si fa più comunque il prodotto a scatola. Non fai praticamente più nulla che non sia in rete, no? E questa cosa ha cambiato totalmente il modo di fare impresa. Quindi non è tanto la ricerca della nuova Facebook il punto. Il punto è cercare di far diventare a uno stadio, diciamo, non dico di maturità, ma comunque di maggior dimensione, piccole e medie imprese digitali che riescano a innestarsi nel tessuto delle piccole e medie imprese tradizionali, perché evidentemente poi cioè Google non potrà nascere in Italia, evidentemente per motivi anche volumetrici, e non potrà dare la stessa ricaduta che sta dando negli Stati Uniti acquisendo centinaia di start-up negli ultimi 10 anni. Quindi non possiamo basarci sul modello americano nel modo più assoluto, per quello dico che vale la detrazione. Cioè tu dici piuttosto che niente è meglio piuttosto. No, ma semplicemente perché è la natura della cosa, cioè tu investi in una cosa dove hai un vantaggio, no? Perché questa cosa la puoi in parte scaricare, e questa cosa, anche se non cresce di 10 volte nei prossimi 10 anni, che è la logica del venture capital, anche se mantiene comunque il suo valore in 10 anni, tu comunque hai già guadagnato dalla detrazione, cioè hai fatto quello che avrebbe dovuto fare in parte lo Stato e non può più fare. Professor Bellandi, una delle costanti di molti dei business, non di tutti, ma di molti dei business plan che vengono presentati dalle aziende incubate, soprattutto dalle università, c'è una caratteristica comune, che è quella di avere o una sottostima o addirittura una totale assenza degli investimenti previsti per vendite e marketing, come se quasi al professore universitario l'idea di trasformarsi in mercante nel tempio gli dia un qualche disturbo. È vero, non è vero, c'è una via di mezzo, ci sono dei correttivi? Sì, sì, questa è l'attitudine normale, no, del professore universitario, perché è formato in un certo modo, però quello che noi cerchiamo di fare è, diciamo, di avere il mentoring scientifico del professore, ma poi di, diciamo, dare costituire la base dell'impresa nuova in giovani che stanno nel gruppo di ricerca e che escono dal gruppo di ricerca e che non hanno ancora questo abito mentale così forte, e aiutandoli a costituire il progetto di impresa, uno degli elementi principali è dire: ma che prodotto vuoi fare, che servizio vuoi fare, a chi lo vuoi vendere, come pensi di venderlo? Quelle sono le prime domande che facciamo e che cerchiamo di, diciamo, di sviluppare insieme ai gruppi di progetto. Grazie professor Bellandi, prego. Due cose rapidissime. La prima è questa: sugli investimenti privati sono molto d'accordo, però sono anche, diciamo, vorrei anche ricordare che su questi fronti un po' di investimento pubblico ci vuole. Non tanto, non deve essere sprecato, ma c'è una parte, come dire, di bene pubblico comune che gli investimenti privati non attirano. E quindi ci vuole, e la nostra esperienza è questa: l'università dedica delle risorse pubbliche insieme ad altri enti, per esempio la Regione Toscana ha finanziato lo start-up delle funzioni dell'incubatore universitario, tanto per dire. Questo è un concetto che volevo sottolineare. L'altra cosa è soltanto un annuncio, cioè da oggi abbiamo un bando per un'azione nuova che si chiama Impresa Campus Unifi, che vuol dire sollecitare imprese che nascono
da studenti, da laureati recenti, dottorandi, anche se non hanno le caratteristiche delle imprese spin-off che sono ad alta intensità di innovazione basata sulla ricerca dell'università. È un qualche cosa che vuole appunto allargare il nostro campo di supporto e servizi all'impresa giovanile universitaria. Speriamo di aver successo. Che dire, complimenti alla Regione Toscana. Complimenti alla Regione Toscana con Regione minuscola e con Regione maiuscola, voglio dire, complimenti al territorio della Toscana e complimenti all'amministrazione della Regione Toscana per l'effervescenza che riesce a dimostrare nel mondo delle start-up. Grazie professore, grazie architetto.